Allora, siamo di nuovo nel salone del Museo della Civiltà Contadina di San Nicola alla Strada. Siamo con Domenico Ricciardi, il segretario del movimento Strada Nuova di San Nicola alla Strada. Segretario, una prima domanda. Allora, gli obiettivi e i programmi futuri da stasera del movimento? Allora, da stasera il movimento compie il suo terzo anniversario e ripartiamo con una proposta politica che possa essere condivisa da tutti i cittadini, ma soprattutto possa accrescere quel consenso politico che abbiamo avuto nella scorsa tornata elettorale, una forza politica forse che ha raggiunto un risultato alquanto importante sul territorio, con una forte presenza sia di candidati, ma soprattutto come dire, nel programma elettorale che ci ha contraddistinto, pochi punti e sostanziali. Segretario, con il presidente Stellato si parlava dei giovani. Ecco, il movimento sarà parte attiva della cittadinanza? Ci saranno convegni, eventi su cultura, lavoro, economia, che sono i temi cardini di qualsiasi amministrazione politica territoriale. Voi sarete l'esempio per coloro che vogliono seguirvi? Allora, noi anzitutto siamo forza di maggioranza di questa attiva, di questa città, siamo rappresentati, ben rappresentati in Consiglio Comunale con due consiglieri, Eligia Santucci e Raffaele Della Peruta, ma d'altronde in giunta con l'assessore ai lavori pubblici, il vice sindaco Antonio Megaro, che affronta quotidianamente i tanti problemi della città di San Nicola, i tanti problemi derivanti anche da un dissesto finanziario che ci rende privi di una possibilità di programmazione. Però noi dobbiamo impegnarci, perché oggi il sacrificio dei cittadini è massimo. Il dissesto finanziario ha portato un grosso sacrificio che tutti noi dobbiamo sopportare, e quindi oggi non possiamo chiedere null'altro ai cittadini, ma deve essere la politica a dare delle risposte concrete e fattibili, perché dobbiamo ridare la credibilità alla politica, ma non solo, dobbiamo far riavvicinare alla politica i cittadini. Ringrazio il segretario Domenico Ricciardi per averci concesso l'intervista. Dal Salone del Museo della Civiltà Contadina di San Nicola alla Strada è tutto.